Ehi, Cuccio, ben ritornati a vostro Ante Lincoln, tornando in un altro episodio di Nazuma Eleven, tra i lampo folgorante. Ma io direi che questo episodio è stato un po' noioso, quindi direi di farlo un pochino più lungo e vedere tutta quanta la partita. Insomma, facciamo un episodio lungo. Tra partita, dialoghi e scene. E dopo partita ci sarà un massimo di un'ora. Proprio volendo esagerare. E c'era una ragazza con il cartello, con lo striscione, che poi era in realtà un cartellone, con scritto Forza Axel, e noi Forza Axel, accidenti sempre. Si respira proprio il West. Il vecchio e selvaggio West. Che poi in realtà sarebbe Ovest, ma... Ok, anche qui abbiamo completato l'esplorazione. Balena difensiva, che in realtà ce l'ho già con Harley, la fa in coppia con Jack. Quindi, oh, dobbiamo andare qui. No, ho visto tutto quanto bloccato, dico, non sarà qui la strada. Attenzione, controllare sempre. Una moneta rossa. Questi simboli stanno a indicare che questa è proprio l'isola del pavone. Beh, insomma, un paesaggio abbastanza desertico. Ah. Si veniva qui dentro addirittura. Doppio tornado! Oh mio Dio, doppio tornado, quanto è bella come tecnica. Vorrei farla fare ad Austin e Axel, però Austin già ha tante mosse di tiro. Cioè, poi ce n'ha già una con Axel, quindi. Axel ha solo tecniche di tiro, gliene ho insegnate io un paio, difensiva e offensiva. Boh, non lo so, forse anche però Axel e Xavier. Xavier a dire il vero deve ancora imparare un'altra tecnica, molto importante. Però ragazzi, non lo so, sono indeciso. E poi a dire il vero, ora vorrei anche potenziare al massimo avvitamento info. No, devo evitarlo. Vabbè, evitiamolo. Gli ho imparato velo di fuoco e come mossa offensiva. No, difensiva. E come mossa offensiva gli ho imparato flash fotonico. Quindi. Insomma, è ben equipaggiato. Solo il problema è che velo di fuoco consuma un bel po' di punti tecnica. Vorrei riuscire a potenziarli al massimo avvitamento infuocato se ci riesco. Grande! Anche perché non sembra voler andare avanti per niente. Lo uso, ma rimane sempre evoluzione 2. E va bene. Andiamo un po' qui. Oh, ovviamente c'è qualcosa. Punti passione 777. Il numero perfetto. Anche perché 7 è il numero massimo di ogni cosa, quindi. Ok, un ponte sospeso e due. Ok, quella è un'altra giocatrice che si può reclutare solo se sa la password. E io la password non la so. Devo cercarla in un altro gioco, ma. A sapere come. Con chi parlare? Flusso d'acqua? Flusso d'acqua. Non mi ricordo chi la fa. Forse proprio gli americani. Ottimo, ci siamo quasi ragazzi, siamo quasi arrivati. Intanto affronto tutte quante le sfide che mi si parano davanti per riuscire a diventare sempre più forte. Bene, andando avanti troviamo Fascia della Terra che potrei trovare a chi darla. Torniamo nella caverna. Ah, però ci siamo ragazzi, siamo arrivati ormai. Altra cesta con Trappola del Formicaleone. E quanto ripida, è in verticale. Oh. Attenzione però, c'è un punto di recupero, ma non mi fido troppo a usarlo. Perché potrebbe esserci sempre il personaggio che ci fa recuperare punti. Questo qua che si dimentica sempre biglietti a caso oppure nell'altra giacca. E non c'è personaggio che ci aiuta a recuperare punti, quindi io. Non dirmi che è il gatto, eh! Va bene. Niente, quindi ho dovuto recuperare punti come un comune mortale tramite punti passione. Ma vi rendete conto? Coraggio, ragazzi, mi sento caccia, arrivo di sicuro. Anch'io non vedo l'ora di giocare, forza, andiamo! Ok.
Finalmente, Mark, ti aspettavo. Ero davvero impaziente di giocare contro di voi. Quindi voi sareste la famosa Inazuma Japan, eh? Fareste bene a dare il massimo, perché noi lo faremo. Ma Freezer che doppia Dylan? Ehi, Mark! Bello. Ti è piaciuto il mio saluto? Ti sei dato da fare, Eric. Sarà una partita indimenticabile, ci divertiremo. Ottimo. Se iniziamo così, ragazzi, allora ci saranno scintille oggi. Notevole, vero? Ed era solo un assaggio del mio colpo di Pegaso. In partita non risparmierò di certo le energie. Non vedo l'ora che arrivi il calcio d'inizio. Ci incontreremo di nuovo, ma questa volta sul campo di gioco. Certo, Eric, ma ricordati che siamo venuti qui per vincere. E poi, tra l'altro, il doppiatore di Freezer è questo nuovo, non Vittorio Gamba, il vecchio doppiatore, purtroppo anche lui morto. Sembra che Eric non si stia risparmiando. Caspita, sei determinato, ce la sta mettendo tutta, e la cosa mi rende nervoso. Non so come fare per fermarlo. Non c'è nulla da temere, Eric starà anche dando il meglio di sé, ma noi non saremo da meno. Così si gioca a calcio. Ben detto, Marco. È ora di prepararsi per la partita. Fammi sapere quando sei pronto. Sono sempre pronto! Mark Evans è davvero sorprendente. Ogni sua parata lascerà alla squadra una scarica di energia. Ecco perché voglio dare il massimo. Sono avversari così che rendono le sfide degne di essere affrontate con impegno. È vero, è proprio vero. E allora io affronterei la squadra americana. Iniziamo. Benvenuti alla partita del gruppo A, che vedrà affrontarsi l'unicorno e l'Inazuma Japan. La squadra giapponese ha già perso una delle partite disputate e se non vincerà oggi avrà serie difficoltà nel prosieguo del torneo. Levin, sei impaziente di goderti la partita? Certo che sì, Magstar. La squadra americana non avrà tra le proprie file alcuni dei giocatori più in gamba del torneo. Il capitano Mark Kruger è un classico regista di centrocampo che detta i ritmi di gioco da metà campo. Poi abbiamo Kerry Kegel, il mago del pallone, un giocatore che ha già suscitato l'interesse di diversi club professionistici americani. Ah già. E non dimentichiamoci di Dylan Kitz, il cannoniere noto come il re delle triplette. Wow. Bobby Shearer è una sicurezza in difesa. Vediamo come se la caverà il Giappone contro una squadra così completa. Veramente la squadra più completa, non perché siamo di parte, ma è l'Italia. È davvero quella, poi col catenaccio 4-4-2 non ce n'è per nessuno. Mark, volevo parlarti di... Sì, ecco, si tratta di Eric. Silvia, dimmi pure, cosa c'è da sapere su Eric? Sì, ecco. Allora, il problema è che... No, niente, lascia perdere. Non fare caso a me. Piuttosto pensa a giocare una buona partita. In bocca al lupo. Bene, allora cominciamo. Dove vai? Tanto iniziamo sempre noi a giocare. Non serve il lancio della moneta. Ah, come devo comportarmi? Non devi. Bene, bene, bene. Sì, c'è il saluto tra i capitani, però vabbè. Sono convenevoli che possiamo saltare a piedi pari. Wow. Bene, bene, bene. Mo voglio ridere qua. No, ragazzi. La formazione deve essere così. Con un Caleb a centrocampo che mi piace. Fenice, no, sembra tipo arco e freccia. È un po' più sovrapposti sulle fasce. E un centrocampo e difesa che insomma potrebbero ben reggere l'assalto avversario. Ma a noi non ce ne frega nulla. E andiamo avanti.
Loro il livello più alto è 40 con Kruger e Dylan. Beh, io anche ho livelli abbastanza alti, però se devo dire ho paura. Ah, questa è facile, la prendo io. Wow, Eric è sbucato fuori all'improvviso e si è impossessato della palla. Ehi, allora è così, Eric? Ok, mettiamocela tutta. No, metti rubo palla. Bene, so che non è invincibile almeno. Almeno questo. Attenzione, con l'astra di ghiaccio blocchiamo subito l'offensiva del capitano. Del giocatore Eric Eagle. E cerchiamo di defilarci da questo avversario con Aurora Dribbling. Però già ho finito i punti con Sean. Axel, per favore. È tua, Axel, è tua. Mannaggia. Oh, c'è Caleb. Allora, Axel, mi devi tornare indietro, se no faccio tirare a Xavier. Dai, niente fallo. Porca miseria. 3 volte su 4 è fallo. Io non ci posso, non ce la faccio più, non ce la faccio. Flash fotonico. Ah, ma l'ho rubata con Axel, l'ho rubata. Allora mi smarco l'avversario con croce di fuoco che, attenzione, consumerà tanti punti, ma almeno ho l'avversario destro più basso e Axel da qui non è fuori gioco, non ti azzardare, guardialine. E a posto allora, fiammata tripla o avvitamento esplosivo? Che poi ho chiamato infuocato, vabbè, insomma. Ci siamo capiti. Dovrei farcela tranquillamente. Ho un attacco elevato, la tecnica è potente, sì, pugile. Colpo di luce. Uppercut. Attenzione, gol! Bene! Gol! Sì! Ottimo, Axel. Però mi tocca cambiare giocatore ora, perché Sean è finito. Mettiamo Kevin. Axel anche è finito, non ha più energie, non ha più punti tecnica. Però diciamo che comunque sia, potrebbe fare ancora un flash fotonico, ma me lo tengo. E faccio sprecare un po' di punti all'avversario. Fulmine zigzag, che è una tecnica che comunque sia efficace. Oh, no. Allora, fermi. Grande Caleb. Grande, spazzala avanti. Ah, Mark ce l'ha bene. Opla, al volo, grande. Opla, hey. Guarda qua, guarda. Non ti azzardare, Eric. Ma sì, vai, consuma un po' di punti. Danza del fuoco, che tanto. Ah. Ragazzi, questa partita mi sta fomentando non poco, Sono molto carico. Volo di Icaro? Lancia il tuo compagno in aria con una forza sovrumana. Molto utile. Oh, e ora che avete finito il furore, non ce l'avete più. E vi distruggo. Attenzione però. Martello del Colosso versione 2 è forte quanto barriera di forza. Quindi Mark. Grande! Ok ragazzi, potrei anche smarcarmi qualcuno. No, vai qui. No, aspetta. No. Ma anche. Vado in furore, non mi interessa, vado in furore. Dai, voglio fare 2 gol per stare tranquillo. Vado in furore, via. Meteora dirompente! E ci siamo, un altro gol per me.
Volevo tenermelo per il secondo tempo, verso i 20-25 minuti, però voglio fare gol a tutti i costi. Anche perché mi dà fastidio che per qualche punto non riesco a tirare, dai. Continuiamo a fare pressing. E tecnica più. E vedi allora, vedi. Grande. Mo chi mi ferma più? Chi lo ferma più a Xavier? Ma poi quando impara quell'altra... Uè. Non preoccupatevi gente, abbiamo ancora tempo per batterli. Testo un po' generico. Ma attenzione. Mark, aspetta! Ecco, forse ora Silvia ci dirà quello che sta succedendo. Mi dispiace, ma non riesco più a tenere questo segreto tutto per me. Devo parlartene. È un peso troppo grande da sopportare. Cosa c'è, Silvia? Ehi, un momento, stai piangendo? Perché? Io ero parlato con Bobby. Mi ha detto tutta la verità su Eric. Mark, devi sapere che Eric... Allora, Silvia, immagino che Eric ti abbia già parlato del passaggio a professionismo. Dimmi la verità, ci hai creduto? Eh? Che vuoi dire? Creduto a cosa? Silvia, è tutta una bugia. Eric ti ha mentito. Cioè, in effetti è vero che gli hanno proposto di entrare in un club professionistico, ma lui non può farlo. Non può? E perché? La verità è che Eric non si è mai ristabilito completamente dopo l'incidente. Parli dell'incidente che ha avuto da piccolo quando è stato investito? Sì. Poco dopo l'inizio del torneo ha saputo che dovrà operarsi di nuovo. Rimandare potrebbe causare delle serie complicazioni. Allora, cosa sta aspettando? Dovrebbe operarsi immediatamente. Il problema è che se l'operazione non dovesse riuscire, Eric rischierebbe di non poter più giocare a pallone. Ho detto mille volte che giocare questa partita è una follia, ma non mi dà retta. Vuole giocare con Mark a tutti i costi. Le percentuali di riuscita dell'operazione sono ridotte al lupicino. Questa potrebbe essere la sua ultima partita. Non è una situazione facile da affrontare da soli. Ecco perché ti vuole al suo fianco. È terribile. Quindi questa potrebbe essere l'ultima partita di Eric. Mark. Mark, stai piangendo. Mi dispiace, Silvia, ma... Mi spiace, ma questo non cambia niente. Non mi risparmierò e non chiederò di annullare la partita. Se veramente si tratta dell'ultima partita di Eric, gli riserverò un addio da campione. Darò il massimo! Come è giusto che sia. Così io gli dimostrerò, anzi tutti noi gli dimostreremo quanto sia importante per noi la sua amicizia. Ma Mark... Lui ha già deciso, vuole giocare. A questo punto è inutile cercare di fermarlo. Cosa importa se ha già deciso? E se non potesse più giocare a calcio? Ha promesso a Eric che dovremmo giocare insieme a calcio per tutta la vita, ma adesso noi... Se non sei pronto a dare tutto te stesso in partite così importanti, non sei nemmeno degno di definirti un vero calciatore. Non credi che anche Eric la pensi allo stesso modo? Sì, capisco quello che vuoi dire, solo che... Mark, sono stato così fortunato ad averti incontrato. Se sono quello che sono, lo devo a te. Di giocare tutto per tutto in questa partita, senza risparmiare un briciolo di energia. Questa partita mi darà la possibilità di entrare nella storia del calcio e mostrare al mondo intero chi è Eric Eagle. Dovete rimontare 2 gol. Beh, è chiaro che hai già preso una decisione definitiva. Così Eric Eagle ci mostrerà un'altra delle sue magie con il pallone per l'ultima volta. Sembra che qualcuno si stia preparando ad entrare in azione. L'Inazuma Japan vende la cara la pelle sul campo di gioco. Siete pronti? Dobbiamo giocare a livello superiore se vogliamo battere una squadra capitanata da Mark Evans. Forza ragazzi! Ben detto, cerchiamo di giocare un secondo tempo memorabile!
Ottimo. Impegniamoci a fondo anche nel secondo tempo. E... beh, insomma, direi di ricaricare i giocatori. Kruger, Dylan, andiamoci sotto! Pronti, facciamogli una bella sorpresa! Assalto fulmineo, wow! Addirittura sotto la porta! Ah, la nostra difesa è un colabrodo! Beccatevi questo, grande lupo! O Ferrir, per gli amanti del... dell'inglese. Guardalo. Neanche ci ha provato, è improvviso è stato. Yuhuu, bel lavoro ragazzi, che gol spettacolare! Eric, tutto bene? Sei inzuppato di sudore. Oh. Mark, non perderemo mai questa partita, mi hai sentito? Bene, lo vedremo. Parerà il tuo prossimo tiro, Eric, sta a guardare. Ma ci picchia. Non avevo mai visto Mark ed Eric scaldarsi così. Esce Puma? No, sì, no, entra Puma? Il nome è Puma? Beh, ragazzi, ci hanno fatto un gol, ma noi siamo sempre in vantaggio di uno. E fine furore degli Inezima e JPN, un pochino sprechieto, perché vabbè, purtroppo è successo quello che è successo. C'era la scena di intermezzo, e poi col furore che dura davvero nulla. Insomma, è stato un po' uno spreco. Ma sta attento. Avvitamento esplosivo! E si va con il terzo gol. È inutile, non ci provare neanche. Ehi! Gol! Sì! Beh, che ti aspettavi? E ancora nessuna evoluzione della tecnica. Sono troppo forte. Accidenti. Tu vai avanti, Axel, non ti preoccupare. Oi, attenzione. Intercettato benissimo. Ci sei, Austin? Mando avanti Austin e cerco di dribblarmi. Di scrollarmi di dosso Eric Eagle, il mago del pallone. Ce l'abbiamo fatta. Allora, Austin è tua, lunga, ma è tua. Ottimo. Vai. Dovrebbe fare gol. Il portiere mi sembra che non abbia più niente per difendersi. E se lo cambiassero sarebbe... ah no, pugno propulsore ancora. Quanto consuma? Nulla, non consuma nulla. Beh, goal! Forza, continuiamo così. 4-1. Non dico che non possono recuperare, però ecco, hanno messo Hawk ora come portiere. Non è finita. Eagle, sostituzione. Cosa? Allenatore, ma dice sul serio? Sta sostituendo Eric. Proprio ora che eravamo pronti per un altro attacco spettacolare. Allenatore, mi faccia giocare, la prego. Ascoltami bene. Hai dato tutto te stesso, sei distrutto. No, sto bene, riesco a giocare, giuro. Questa non è una partita normale, devo giocare fino al fischio finale. No, ce la faccio. Ascolta, io sono responsabile dell'integrità fisica dei miei giocatori. Ho deciso per il cambio e basta. Ci dica, allenatore, è per caso per via del suo problema di salute? Oh, conto su di voi, ragazzi. Eric! La partita non è ancora finita e sono stato sostituito. Forse questa è davvero la fine della mia carriera calcistica. Se è tutto finito, perché sento ancora qualcosa bruciarmi dentro? Anche se ho lasciato il campo, è come se fosse ancora qui. Non ti deluderò, Eric. Non è giusto, non voglio che finisca così. Voglio solo... io voglio solo giocare a calcio. Non ti preoccupare, Eric. Siamo in un videogioco. Tutto va sempre per il meglio. Beh, non sempre, perché... venite eliminati dal torneo, quindi...
Dov'è qualcuno? Vi fate vedere, ragazzi? Sto da solo? Non c'è nessuno che mi dà supporto. Mamma mia, che faccia ha questo? Austin stava un pochino dietro. Mai successa una cosa del genere, eh? In genere Austin mi è sempre... Mi sale insieme ad Axel. Stavolta no, stavolta sono rimasti indietro, ragazzi, eh. Non va bene. Sì, vabbè. Mo però ti va male, zio. Wow, fulmine zigzag che supera la diga di roccia del signorino Jack Wallside. Impossibile. Nani? Ma da qua non passi bello, eh. Beh, forse... Forse può. E invece no, martello del colosso! Pemmete! Non passerà mai. Oramai è finita, ragazzi. Anche danno punizione che da fallo. Non importa, è finita. Ottimo, 4-1. Oh, yuhu, abbiamo vinto. Accidenti, non posso credere che abbiamo perso. E invece ci devi credere, zio. E Jack 34, Kevin 42. Stiamo quasi al 33, al 34 con altri. Insomma, per i livelli siamo abbastanza alti, ma non è sufficiente. Non è sufficiente per i miei standard. Mi allenerò ancora di più per la prossima partita. Mark, tu lo sapevi già, non è vero, del mio infortunio, voglio dire. Sai, io potevo leggertelo in volto. Eric, anche dopo la tua sostituzione ho continuato a sentire la tua presenza in campo. Mi è sembrato di giocare contro te per tutta la partita. Mark, in panchina non pensavo altro che alla mia voglia di giocare a calcio e a quanto ami profondamente questo sport. Eric... Non preoccuparti per me, Mark. Non mi darò mai per vinto. Giocherò a calcio di nuovo, vedrai. Wow, Eric. Hai ragione. Giocherai di nuovo, ne sono certo. E noi ti aspetteremo. L'hai detto, Mark. Giocheremo a calcio di nuovo, noi due, insieme. Eric. Mi dispiace tanto, Silvia. Non volevo che ti preoccupassi troppo per me. È tutto a posto, Eric. Sono contenta che tu abbia voluto contare su di me. In fondo, siamo amici per la pelle, no? Sei stato eccezionale in campo, non ti ho mai visto giocare così bene. Come Eric Eagle non c'è nessuno, Eric è vero numero uno! Ma cosa? Eric Eagle è il nostro campione, con lui in campo abbiamo uno squadrone! Come Eric Eagle non c'è nessuno, Eric è vero numero uno! Sembra che tu abbia un gruppetto molto nutrito di tifosi, Eric. Ah già. Avanti, Eric, datti una mossa, ti stanno aspettando tutti. Diventerai famoso come Eric la Fenice. La Fenice risorge dalle sue ceneri e ritorna sempre in vita, proprio come te. Dopo quell'incidente, insomma. Bobby, Kruger, Dylan. Non so come... Andiamo, Eric! Dopo l'operazione dovrò metterci di non nascondere più niente ai tuoi compagni di squadra, chiaro? Lotterò con tutte le mie forze per continuare a giocare con voi. Riuscirò ad arrivare in cima al mondo. Inoltre, ho fatto una promessa che intendo mantenere. Silvia, quando debutterò come professionista, ti inviterò a venire con me. E io verrò. Ebbene, ebbene, ebbene. Ci rimane solo una partita da giocare. Se vinciamo, entreremo nella fase eliminazione diretta. Eh già. Mark, allenatore Travis, brutte notizie. Hanno appena chiamato dall'ospedale, si tratta di Cammy. Le sue condizioni sono peggiorate. Ha chiesto di noi. Cosa? Oh no. Cosa è successo a Cancam? Allenatore Travis, non c'è tempo da perdere. Dobbiamo andare subito in ospedale. Ma così?
Beh, vediamo che succede allora. Cosa c'è che non va? Ok, andiamo sopra. Eh beh, io mi preoccupo sempre prima di... per me, no? Oh, attenzione. Travis già era lì. Papà, Mark, adesso ricordo. Ricordo tutto. Camelia! Ci serve un dottore, presto! No, papà, sto bene. Non voglio dimenticare. Non questa volta. È vero. Adesso ho dei ricordi molto tristi, dolorosi. Ma non voglio più perderli. Non voglio dimenticare il tempo che ho trascorso con Mark e con tutti i miei amici. Che vuol dire, Cancam? Di cosa stai parlando? A questo punto penso che lei ci debba delle spiegazioni, allenatore Travis. Lei ci nasconde qualcosa su Cammy, ne sono certo. È giunto il momento di raccontare tutta la verità su questa storia. Basta segreti. Ha ragione, allenatore Hillman. La verità è che... Io ho perso la memoria. Cosa? Il mio vero nome è Camelia Green. Non è vero, papà? Camelia. Hai ragione. Quello è il tuo vero nome. Ma io non sono il tuo vero padre. Ma che state dicendo? Dopo l'incidente alla Cherry Blossom Junior High, sono diventato un maestro di scuola elementare. 7 anni fa Camelia si è trasferita in Azuma alla mia scuola. Era proprio nella mia classe. Era un'alunna allegra e piena di vita. Ma un giorno, 6 mesi dopo il suo arrivo, ecco arrivare un fulmine a ciel sereno. Camelia perse i genitori in un incidente d'auto. Il forte trauma causato da questa tragedia la privò della memoria. Si chiuse sempre più in se stessa e la vide diventare sempre più triste e malinconica. Così prese una decisione. Camelia aveva perso il suo passato, così io decisi di darle un futuro e di adottarla come se fosse mia figlia. Allora è vero che Cammy è andata a scuola con Mark, solo che l'ha dimenticato. Mi dispiace, Cancam, mi sono comportato da stupido. Tu hai sofferto così tanto, io non mi sono reso conto di niente. Non dire così, Mark. È grazie a te che ho ritrovato la memoria. Quando ti ho visto giocare a calcio, è stato come se niente fosse mai cambiato. D'improvviso tutti i ricordi del passato sono tornati. La scomparsa dei miei genitori. Ma anche altre cose. Per esempio mi ricordo di tuo nonno. Come? Ti ricordi di mio nonno? Che vuol dire Cancam? Ehi, cosa credi di fare? Toglietemi quelle lurde manacce di dosso! Cos'è stato? Sta succedendo qualcosa lì fuori? Sembra di sì. Mark, parleremo dopo. Adesso credo che qualcuno abbia bisogno del tuo aiuto. Ma chi è che sta male? Da fuori all'ospedale abbiamo sentito quello che succedeva? Wow! Detective Smith? Detective Smith! Lei verrà con noi e ci dirà tutto quello che sa, altrimenti... Ah, continui pure a minacciarmi, io terrò la bocca chiusa, non vi dirò niente. Oh no, Detective Smith è in pericolo, dobbiamo aiutarlo. E aiutiamolo allora. Ragno, il digatore, orso e zebra. Tecnica della palla di fuoco suprema? No? E beh, che voleva fare? Voleva pararla? Grande! Non mi faccia ridere. Pam pam pam. Una vecchia spilla, ne ho 5 ora. Dovrei andare al negozio di modellismo allora. Grazie, mi sono debitore. Non ci credo, mi sono lasciato pedinare da questi pistelli. Volevano sapere quello che ho scoperto finora, ma per chi lavorano? Che intende dire, Detective Smith? Cosa ha scoperto? Non è il momento giusto per discutere, Mark. Tu non dovresti rimanere qui, è pericoloso. Inoltre non hai ancora sentito tutto quello che Cammy voleva dirti. Dovresti tornare da lei. Accidenti, la partita è stata piuttosto veloce, ma... il dopo partita... insomma, ce n'è di contenuto, eh? Rieccomi qua, sei in piedi ora. Cam Cam, perché ti sei alzato dal letto? Sei sicuro di sentirti bene? Non preoccuparti per me, Mark. Mi sento molto meglio. Cammy, vorrei che ci dicessi quello che ricordi di David Evans. Mio padre parlava di lui in continuazione. Diceva che era una persona straordinaria e che nessuno amava il calcio più di lui. Per questo mio padre tradì Ray Dark. Lo fece proprio per aiutare David Evans. Tuo padre ha tradito Ray Dark? Com'è successo?
Bene, bene, un vero colpo di scena. Proprio quello su cui stavo indagando. Come già sapete, David Evans fu vittima di un grave incidente 40 anni fa. Un incidente causato da Ray Dark. Fu così che un gruppo di persone decise di aiutare Evans a fuggire dal paese e allo stesso tempo simulò la sua morte. Si trattava di vecchi alleati di Dark che volevano porre fine, una volta per tutte, ai suoi misfatti. Uno di questi si chiamava Patrick Green. Era lui il vero padre di Camellia. Dice sul serio? Questa è la prima volta che sento una storia simile. L'intreccio comincia a farsi spinoso. Ci stai dicendo che David Evans è ancora vivo? Il nonno è vivo, lo sapevo! E come se lo sapevo! Quindi Cammy ha sentito la storia di David Evans da suo padre. Questo spiega la sua reazione quando ha visto la lettera del nonno di Mark. Un attimo, se i genitori di Cancam hanno aiutato il nonno, forse è stato Ray Dark ad aver causato l'incidente? No, non penso. Non abbiamo alcun motivo per supporre che sia coinvolto. Ad ogni modo, c'è ancora molto da scoprire su tutta questa storia. Mi farò vivo quando saprò qualcosa in più. Va bene. Camellia, non dovresti rimanere a Liokot. Perché non torni in Giappone a riposarti? Ma papà, non posso andarmene proprio ora. Mark e gli altri giocheranno una partita importante e io voglio vederla. Sono la loro manager dopo tutto. Come vuoi tu, Camellia? Mark, posso parlarti in privato? Ti aspetterò fuori. Va bene. Eccoci qua. Mark, mi ricordo quando ci siamo incontrati per la prima volta. Io ero nuova e i teppistelli della scuola se la prendevano con me. Avevo tanta paura e mi sentivo così sola. Ma c'era una persona al mio fianco. Eri tu, Mark. Ehi, perché piangi? Quegli sbruffoni prepotenti non ti daranno più fastidio. Ma tu sei ferito. Deve fare male. Cosa questo? No, è solo un graffietto. Sto bene. Tu sei la ragazza nuova, vero? Come ti chiami? Mi chiamo Camellia. Camellia Green. Beh, per me sarai Cam Cam, che te ne pare? Io mi chiamo Mark Evans. Tutti mi chiamano Mark, il fenomeno del calcio. Quindi tu sei nuova in città. Che ne diresti se ti portassi un po' in giro? Ti porterò nel mio posto preferito, una torre gigantesca. Vedrai, è strabiliante! Ma... Cam Cam, ti sei sbucciata alle ginocchia. Beh, non ti preoccupare. Ti porterò al cavalluccio. Coraggio, salta su! Non dimenticherò mai la sensazione di sicurezza e serenità che ho provato mentre mi portavi in spalla. Ora capisco perché la tua presenza mi faccia sentire così tranquilla e sicura. Sembra quasi che tu non mi abbia mai abbandonata. Finalmente ti ricordi di noi, Cam Cam. È bello rivederti, Mark. Il fenomeno del calcio. Anche per me è bello sapere che sei tornata la Cam Cam di sempre. Ebbene, tutto è bene quel che finisce bene. E così abbiamo scoperto il legame tra la memoria perduta di Camellia, David Evans e Ray Dark. Travis, se lei fosse stata al corrente di tutto questo, avrebbe preferito escludere Mark dalla squadra per proteggere Camellia? Neanche per sogno. Io sono qui per vincere questo mondiale, punto e basta. Le vicende personali devono restare fuori dal campo. Camellia si troverà bene con Mark e i suoi compagni. Sono convinto che abbiano una buona influenza su di lei. Tornerà la stessa di prima e men che non si dica. Speriamo. Il giorno seguente. Bentornato, Cammy! Sembri tornata in perfetta forma, è fantastico! Già, è bello essere tornata. Cam Cam, prima hai detto che volevi parlarci. Sì, mi sono ricordato di una cosa molto importante. Davvero? Di che si tratta? Si tratta di una vecchia raccolta di appunti, uno dei beni più preziosi di mio padre. E sulla copertina c'era una scritta: Appunti Supremi di David. Appunti Supremi di David? Ma allora, è veramente quello che penso?
Sì, Mark, lo è. La prossima partita contro l'Italia è quella decisiva per il passaggio del turno. Ma come reagirà Giuda al confronto con Ray Dark? E Paolo? Scoprilo nel prossimo capitolo, La luce della meteora bianca. Non ci batterai, Paolo. Ma la prossima è bella tosta. Non sarà facile. Ebbene, finisce qui anche questo video di Inazuma Eleven 3, lampo folgorante. Io come sempre spero che vi sia piaciuto il video. In descrizione vi ricordo i link per Twitter e per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.